Inciampa la terza giornata di campionato con il Monza, perde ancora un pezzo di una certa rilevanza, Fontana, forse anche ferrarese, e per mister Ferrari iniziano i primi problemi di stagione. Rosa troppo ristretta, alcuni giocatori, leggasi Bertoni e Fresta, al di sotto delle loro possibilità, e gioco che a volte lascia desiderare. Pare che già in settimana si provveda a rinfoltire la squadra con l'arrivo di almeno due elementi, ma continuando di questo passo, ed alludiamo agli infortuni che accompagnano settimanalmente la Rosa, Renzo Melani avrà il suo grande affare per integrarla a dovere. Tornando alla gara con i Brianzoli, un punto in due gare, premettiamo che non c'è stata fortuna da parte dei grigi che in tutte le maniere hanno cercato di giungere al pareggio, ma la bravura del monzese Gatta, la traversa colpita da Ferrarese ed alcune palle gol fallite d'un soffio non hanno permesso ai padroni di casa di aggiudicarsi almeno un risultato di parità. Siamo solo agli inizi, questo è vero, ma la sconfitta interna, la prima della gestione Ferrari, non ha soddisfatto i tifosi presenti al Moccagatta, che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Ci sarà modo, così ce lo auguriamo, di controbilanciare in trasferta all'inatteso passo falso interno, magari sin da domenica prossima a Saronno. La gara si apre con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Giuseppe Cornara, il maestro dello sport, scopritore ed allenatore delle giovanili dei grigi, tra cui è spiccato Gianni Rivera. Al secondo di gioco Fresta pesca in area Giraldi, che arriva in ritardo d'un soffio alla conclusione di testa. Due minuti dopo Califano appoggia a Bertoni, la cui conclusione viene deviata in calcio d'angolo da Gatta. Al quindicesimo ci pensa però Toccafondi a deviare una conclusione improvvisa di Millesi. Al diciottesimo l'avanzato Bellini mette alto di poco il corner calciato da Fresta. Al ventesimo Crovari, uno dei migliori dei Brianzoli, non sorprende Toccafondi. E due minuti più tardi Fontana, dalla grande distanza, impegna Gatta che si destreggia egregiamente. Gran botta alla mezz'ora di Giraldi, con deviazione del solito Gatta. Allo scadere della prima frazione di gioco la rete degli ospiti. L'arbitro inverte la punizione a centrocampo, palla che perviene poi a Saini, il cui traversone viene raccolto in area da Cancellato, bestia nera dei grigi, che insacca di testa sulla sinistra di Toccafondi. L'Alessandria reagisce subito, ma sul corner battuto da Fontana, Ferrarese di testa incoccia la traversa. Nella ripresa i grigi partono subito vogliosi di rimettere il risultato sul giusto binario di parità, ma dopo solo 7 minuti di gioco Capitan Fontana deve lasciare il terreno di gioco per uno stiramento, così perlomeno dovrebbe essere la diagnosi medica. Manca il punto di riferimento a mezzo campo, ai grigi vengono a mancare le idee e tutto si complica maledettamente. All'undicesimo un traversone di Bertone non viene finalizzato da Memmo. Al ventesimo una punizione di Fresta non è trattenuta da Gatta, sulla palla arriva Giraldi che viene ribattuto, la deviazione di un difensore monzese batte sullo stinco di Ferrarese, con palla però che termina l'atto. L'Alessandria arranca ma ci mette l'anima per giungere al pareggio, pareggio che viene negato a Memmo dal solito Gatta, pronto a deviargli la conclusione improvvisa. Al quarantesimo c'è ancora un sussulto da parte dei grigi, il lancio è del debuttante De Martini per il solito Memmo, ma il centravanti grigio non arriva sulla palla. Infine al 46esimo, in pieno recupero, la rovesciata del solito Memmo è troppo centrale per impensierire il gigante Gatta.